Siamo in compagnia del presidente di Moco Volley Conegliano, Piero Garbellotto. Sebbene turno infrasettimanale Coppa Italia, una buona affluenza di pubblico. C'è una buonissima affluenza di pubblico. Io mi ricordo anni scorsi quando seguivo le Coppa Italia, non solamente a Conegliano, anche in giro per i palazzetti d'Italia, è sempre un turno difficile perché infrasettimanalmente, nei giorni feriali, le persone lavorano, quindi faticano a partecipare al palazzetto. Questa sera abbiamo diverse persone che ci stanno sostenendo e le ragazze nel primo set hanno dimostrato di saper regalare loro qualche emozione. Giochiamo sempre con la capolista, quindi è una partita tutta da giocare, una partita in salita difficile, ma chi ben convince, diceva l'antico adagio, è a metà dell'opera. Se a inizio campionato le avessero detto che a fine girone andata rientrava nel girone della Coppa Italia, ci avrebbe creduto? A fatica, ci avrei creduto perché conosco le nostre giocatrici e conosco il nostro staff, però noi siamo una squadra, una società che è partita non da terra, da sottoterra, con tutte le difficoltà che abbiamo avuto quest'estate, e quindi essere qui per noi, riusciti ad entrare nella Coppa Italia, quindi nell'Olimpia da pallavolo, è un'immensa soddisfazione. Chi le ha fatto innamorare, chi o cosa le ha fatto innamorare del volley femminile? Un aneddoto brevissimo: un mio amico stava per investire a Luisina Costa Grande in un parcheggio, lei parlava spagnolo, lo invitò a vedere una partita perché gli chiede scusa e lui mi disse: tu che parli spagnolo accompagnami, che se mi dice qualcosa gli rispondiamo. Da lì fu amore a prima vista ed eccomi qua. E come vede il debutto del dottor Maschio in panchina? Dottor Maschio in panchina perché vogliamo renderci conto in primis, nei momenti bui, nei momenti difficili, che cosa accade nella panchina da un punto di vista umorale. Essere a bordo campo significa tanto, perché sei vicino alle ragazze e si può capire realmente cosa accade. Grazie a Piero Garbellotto. Grazie a voi.